preadolescenti, concludiamo oggi il nostro viaggio dentro il mondo dei sentimenti e vogliamo confrontarci con un sentimento particolare, che è il sentimento della gratitudine, un sentimento che certamente accomuna ciascuno di noi, perché penso che almeno una volta, un po' tutti, abbiamo sentito il bisogno di ringraziare per qualcosa di bello che abbiamo ricevuto e che ci è stato donato. Come abbiamo ormai imparato a fare, anche oggi vogliamo entrare un po' in questo sentimento particolare, lasciandoci guidare da una pagina della parola di Dio. Siamo al capitolo 17 del Vangelo di Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Ecco, questa pagina di Vangelo ha come protagonista 10 lebbrosi che si rivolgono a Gesù per chiedergli qualcosa di molto importante, che Gesù li guarisca da questa malattia particolare che li affligge, che è appunto la malattia della lebbra. Gesù, conoscendo il desiderio del cuore di questi lebbrosi, gli concede quanto loro desiderano. E questi lebbrosi, mentre ubbidendo a Gesù, vanno a presentarsi davanti al sacerdote, si scoprono perfettamente guariti. Ma, ahimè, Gesù deve constatare con grande amarezza che di 10 lebbrosi, tutti guariti allo stesso modo, soltanto uno torna indietro per ringraziarlo per il grande dono ricevuto. E l'Evangelista Luca ci tiene a sottolineare che questo lebbroso che torna era uno straniero, un samaritano. Il Vangelo ci dice spesso che tra i giudei e i samaritani non correva affatto buon sangue. I giudei guardavano i samaritani in modo veramente spregiativo, li consideravano addirittura figli della prostituzione. Ecco, paradossalmente, questo samaritano straniero, visto così di cattivo occhio dai giudei, è l'unico che torna a ringraziare Gesù per essere stato guarito dalla lebbra. Perché gli altri 9 lebbrosi non tornano a ringraziare? Questo Vangelo ci dice una cosa molto importante, che all'origine della gratitudine c'è la consapevolezza che quanto hai ricevuto è un dono. Se si pensa che quanto si è ricevuto ci spetta di diritto, sarà molto difficile che uno riesca ad aprire il cuore alla gratitudine, alla riconoscenza. E di fatto è un po' quello che capita a questi 9 lebbrosi. Probabilmente loro pensavano che l'essere guariti dalla lebbra era qualcosa che gli spettava per diritto e che Gesù non poteva non fare a meno di guarirli da quella condizione così grave di malattia in cui si trovavano. Ma è chiaro che questo atteggiamento che ti porta a dire questa cosa mi spetta e mi è dovuta non fa scattare in questi 9 lebbrosi guariti il bisogno e l'esigenza di tornare da Gesù per ringraziare per il dono che è stato ricevuto. Solo un lebbroso è chiaramente consapevole che quello che Gesù ha operato in lui, cioè quella guarigione, è certamente un dono straordinario e non meritato. Ed è questa consapevolezza che porta quel lebbroso a gettarsi ai piedi di Gesù e ad esprimergli tutta la sua gratitudine e riconoscenza.
Ecco, allora forse anche noi dobbiamo fare tesoro di quanto questa pagina di Vangelo ci ha insegnato, e cioè dobbiamo capire che nulla ci è dovuto e nulla ci spetta di diritto. Quanto riceviamo, lo riceviamo come dono, come qualcosa che spesso è immeritato, e proprio perché è un dono noi non possiamo che ringraziare, perché non è così scontato che quella cosa ci fosse per noi, ma se c'è è perché è espressione di un amore gratuito che sempre ci accompagna e ci sostiene.